C'è un ricompattamento del mondo arabo contro l'ennesima strage compiuta dall'esercito israeliano che continua a bombardare e a fare un vero e proprio crimine contro l'umanità all'interno di un territorio grande, un terzo del comune di Roma, dove le persone sono impossibilitate a fuggire. Oggi i dati dei Save the Children sono morti in 6 giorni di bombardamenti israeliani a Gaza, oltre 1.000 bambini, uno ogni 14 minuti. In questo studio la settimana scorsa si parlava del sacrosanto diritto di Israele di difendersi. Che cosa c'entra con la legittima difesa a bombardare un ospedale? Cosa c'entra con la legittima difesa a colpire un convoglio di profughi che stanno tra l'altro obbedendo all'ordine tremendo israeliano di lasciare il nord di Gaza per arrivare al sud? Cosa c'entra la legittima difesa con bombardare strutture delle Nazioni Unite? Cosa c'entra legittima difesa nell'intimare a 1.100.000 disgraziati, poveri in maniera sconvolgente, malati, bambini, anziani, di lasciare il nord di Gaza per arrivare al sud nel giro di 24 ore? Cosa c'entra tutto questo con la legittima difesa? Dove è finito il mondo? E a me scandalizza la pavidità della maggior parte dei politici italiani che, pur di non schierarsi contro dei crimini commessi da Israele, tacciono, preferiscono sventolare le bandiere di Israele sui palazzi istituzionali Vice solo per Presidente, pavidità. io non mi sento affatto pavido nello sventolare una bandiera di democrazia e di libertà, quale è quella di Israele. So soltanto che Hamas fonda la sua ragione sul potere dei morti sui vivi, fonda la sua ragione sulla crudeltà con questi artigiani dell'atrocità che si sono messi in moto oramai 10 giorni fa facendo strage di ogni cosa. L'hanno detto anche bene Luca e Paolo, hanno bestemmiato l'amore dondolando i bambini dopo averne sgozzati a decine. Non c'è qui il discorso di pari e patta o di reazione. Israele deve gestire questa rabbia, lo Gestire. deve gestire con moderazione e con saggezza, Lo vedo. però è sicuro che ha il Che ha diritto il diritto di sacrosanto reagire. di Io non capisco perché non abbiate il fegato di condannare questi eccidi come io Guardi, ovviamente ho condannato. Sto parlando. sì, Ho anche condannato immediatamente io. Guardi, non si tratta di fegato. l'attentato terroristico di Hamas. Per quale motivo non avete speso in Ma 17 non è anni vero. una parola contro un'occupazione militare, contro un carcere a cielo aperto che è un lager che subisce una popolazione che è la più dimenticata del pianeta, gli ultimi tra gli ultimi, dannati per la terra per dirla la Fanon, persone dimenticate alle quali ovviamente anche il disinteresse delle istituzioni europee, un tempo i ministri in Italia erano Aldo Moro durante la guerra del Yom Kippur, Giulio Andreotti durante la prima intifada, Berlinguer era amico e telefonava ad Arafat durante la strage di Sabra e Shatila, e Arafat, in un momento in cui l'OLP era un'organizzazione terroristica considerata tale, veniva a visitare a Botteghe Oscure il cadavere di Berlinguer. Questa era l'Italia e oggi c'è un appiattimento intollerabile Guardi, nei confronti di oggi una democrazia per certi versi, sì, perché è più libera la stampa guardi, israeliana che qui, ma che si permette di non fare è, eccidi di disgraziati nel silenzio e nell'impunità generale. Vi dovreste ma mi vergognare. pare che, Vuole giusta replica, cioè, poi ma ascoltiamo che, ma sa, Italo Bocchino. la replica qui è una specie di monologo teatrale, Teatrale, con i morti. teatrale con i morti, esatto. Non bisogna avere fegato. Tu dovresti avere le palle Sì. per chiedere scusa agli israeliani, per chiedere scusa a quei bambini, quelle cosa? donne che sono Sono stati uccisi. uccisi, trucidati Io. nella maniera che neanche i nazisti facevano 60 anni fa, e dovresti soltanto vergognarti di parlare così Non sei un della morte e politico. delle Non sei un tragedie. politico. No, Sei ma un io sono una servo. persona, sono un Un uomo. servo. Il monologo teatrale di Di Battista, molto efficace dal punto di vista teatrale, ma poco efficace dal punto di vista della riflessione sulla politica estera, non tiene conto che Israele non è uscita come un fungo autunnale, visto che siamo in stagione. Israele sta lì perché l'ha deciso l'Organizzazione delle Esatto, Nazioni Unite, nel dovevano 48. nascere due stati. Uno è nato Israele e l'altro non è voluto nascere perché insieme con la Lega Araba e con gli altri paesi arabi ha deciso che la propria missione era quella di distruggere Israele. Giustamente parla dell'ospedale di Battista, è una cosa che a me colpisce nel cuore, ma Di Battista dimentica che prima qualcuno ha sgozzato i bambini, li ha rapiti. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di Giusta un'aggressione la di replica. organizzazione terroristica contro uno Stato legittimo di delle organizzazioni non democratiche contro l'unica democrazia del Medio Oriente.
Noi dovremmo avere più democrazia nel Medio Oriente. Voi volete distruggere l'unica democrazia che esiste lì. E voi allora, state giustificando gli atteggiamenti dei terroristi. Li giustificate perché voi dite hanno sbagliato, ma Israele ha tutte le colpe del mondo. Questa è la vera vergogna. Quando non si hanno argomenti, si giudica l'opinione altrui come performance teatrali. Questo è piuttosto avvilente, anche puerile. Scusami se non ho pagato puerile, il dottor Bocchino. Scusami se non ho pagato il biglietto. È un comportamento adolescenziale che non le fa onore. Sì, sì. Per quanto riguarda quanto riguarda il tema che è il terrorismo, io sono convinto che il terrorismo dopo ma tu stai con la democrazia sto parlando, con la democrazia sto parlando questo aspetta, giochetto dopo stai adesso stai con la democrazia lo potete fare con persone stai con la democrazia con persone, con persone, tira fuori le palle dove stai che non dove stai allora con calmi, la democrazia non oramai. È così che dove si procede parlando, rispondi io sto parlando allora, rispondi Laura Gobetti sei capace aspetta, di rispondere così cambiamo lo studio stai con la democrazia di Israele o con Laura Gobetti quali sono le novità e poi rispondi Di Battista. Per la sua battaglia politica. Allora, Alessandro Di Battista sta con la democrazia o con Hamas? Poi sentiamo Elisabetta Piccolo. Io il giochetto che ha fatto Bocchino poc'anzi, stai con la democrazia o con Hamas, è lo stesso che facevano 20 anni fa, state con i talebani o con il bene assoluto l'Occidente, salvo poi scendere, l'Occidente è sceso a patti con i talebani. È lo stesso giochetto che è stato fatto recentemente, o state con Putin l'aggressore o con gli ucraini gli aggrediti. Segnalo che degli ucraini non ve ne frega niente perché la questione ucraina è del tutto dimenticata. Io, Giovanni, sono convinto che nei prossimi settimane, mesi, anni assistiremo ad un aumento del terrorismo islamico, aumento di eccidi che già oggi condanno prima che accadranno perché accadranno e è evidente che il frutto è la creazione di un humus di odio complice anche l'aver dimenticato la questione palestinese, ripeto, un popolo del tutto dimenticato, i dannati della terra per dirla la Fanon, è evidente che le principali responsabilità politiche ce l'ha l'Unione Europea.